troppe persone confondono un swing normale con pitching. Sono due cose completamente diverse. Allora, in questo video di oggi vi faccio capire come funziona il swing pieno rispetto a un colpo corto o un mezzo swing di pitching. Guardate questo video. Questo è un video breve, ma è molto importante che questa domanda arrivino da tante persone e non solo quello, cioè io vedo in giro c'è questa confusione di come funziona un swing lungo rispetto a un approccio, un pitching, un colpo magari di 40 metri. Allora, se io parlo del swing lungo, cosa sto cercando di fare? Sto cercando di creare potenza. Per creare potenza devo avere una sequenza di movimenti che mi permette a velocizzare il bastone al massimo all'impatto, in base al bastone che sto usando, colpendo la palla, mandando la palla dritto verso il tuo obiettivo, ma sfruttare il massimo. Allora, un swing completo è questo, cioè i piedi un po' più larghi, ok? Questo è un ferro intermedio. Questo mi dà una base per creare un po' di potenza. Poi, quando faccio il movimento indietro, c'è una rotazione completa che sono sull'interno della gamba destra. Sono carico. Questa è una posizione sempre di potenza. C'ho il piano giusto per un ferro. Poi, questa è la parte, la magia di un colpo pieno. C'è una sequenza di movimenti che inizia dalla terra verso su, scaricando le teste del bastone per l'ultimo. Quando sono qua, c'è prima l'appoggio del peso, o diciamo sto schiacciando il mio piede sinistro contro la terra, sto cercando di iniziare il mio movimento da lì, poi da lì passa il ginocchio, poi passa il bacino sta andando, le braccia stanno scendendo, se vedi qui c'ho il gomito destro verso il corpo, adesso ho creato una posizione dove sono a sinistra, che mi permette di fare palla zolla. A questo punto qui c'è una situazione che posso rilasciare tutta questa energia, ovviamente con l'effetto spirale, mi tira su per fare spazio, per rilasciare e velocizzare il movimento completando la prova. Questo è un colpo pieno, questo è fondamentale quando io voglio fare distanza, o guardo per il driver, o un ferro lungo, un ibrido, un legno, quello che è. E questo è un discorso. Ma quando io, c'è un po' di vento oggi, allora quando io voglio giocare un 52, da 40, 50 metri, 30 metri, cambia tutto, non c'è quella sequenza, ok? Io voglio creare un movimento che è molto più armonioso tra braccia e corpo, infatti la parte sopra lavoro molto di più rispetto alla parte sotto, questo è molto importante. La prima cosa, noi non vogliamo creare una posizione di potenza, non mi serve i piedi larghi, vedo troppe persone che si mettono in posizione per fare un colpo di 100 metri, poi cerca di fare un colpo di 40, fermano sulla palla, fa la flap, fa il top, vengono fuori un sacco di casini. Piedi vicini, anche fino a 50, anche a 60 metri, se uso il ferro giusto, magari un pitch, un 52. Ecco, non è come chipping, ok? Leggermente più largo, magari massimo, c'ho un bastone e mezzo di distanza tra i taloni, piedi sinistro leggermente aperto, palla posizionata centrale, mio peso è a sinistra. Io non voglio creare potenza, ma devo fare palla zolla o devo toccare l'erba dopo la palla, o almeno sotto. Allora non parto col peso centrale, perché quello vuol dire che deve usare un po' di sequenza. Allora perde controllo della velocità e precisione del bastone. Peso lo tengo un po' a sinistra, ok? Così già ho creato il mio impatto. Sento che impugno il bastone magari a metà e sto un po' più vicino alla palla. Questo sono cose fondamentali che mi aiuta a avere anche un piano di swing più corretto per questo tipo di colpo. Non voglio essere troppo rotondo, ok? Adesso sono in posizionato preciso. Adesso è una questione di mia lunghezza di swing, dove voglio arrivare per il colpo che devo fare. Se devo arrivare un quarto, mezzo, tre quarti, ok? Quella è una scelta in base al colpo che devo fare. Questo voglio sentire mia connessione e la differenza, il peso è già a sinistra, non ci deve pensare a spostare più il peso, deve solo mantenere il mio peso a sinistra. Allora prendo due alignment sticks per spiegare un po' meglio questa cosa. Un colpo lungo, cosa sto facendo? Un colpo lungo, c'è tanta separazione tra la parte sotto
è la parte sopra, vedi la differenza con gli alignment sticks. Invece colpo corto è molto più insieme, vuol dire la parte sopra, il peso sinistra, la parte sopra sta lavorando quasi la stessa velocità della parte sotto. Se io lavoro e gestisco la velocità da qui, basta che le braccia e le mani lavorino insieme con connessione. Gestisco la velocità, quello mi permette di gestire la distanza. Allora, prendo un ferro, prendo una palla e vi faccio vedere questa azione. Prima senza palla, un pugno un po' più corto, piedi più vicini, peso a sinistra, trovo la lunghezza, adesso io arrivo verso alle 9, ok? Formando quasi un 90 gradi qui, rimango a sinistra, scendo, giro insieme. La parte sopra, la spalla rimane sempre in basso, non mi tiro su, ma sento che muovo tutto insieme e sento lo spazzolamento dell'erba. Devo trovare un ritmo che mi permette di essere costante. Colpo di 50 metri circa, anche 55. Perfetto. Questo ho sentito molto molto bene. Venite qui indietro, facciamo ancora uno. Qui, sono un po' più vicino, piedi più uniti, peso a sinistra, l'angolo se vedi qui, e cerca di arrivare. 9, 3. Molto molto bene. E qui c'è una differenza notevole tra le sequenze di movimenti per creare potenza e un movimento di precisione. Ok, un video un po' più particolare, ma sicuramente questo sarà molto utile per tante persone. Spero che avete capito tutto quello che sto dicendo e be your best.